Lunedì 31 ottobre 2016, sono le 9 e 32 minuti in questo istante. Benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano, qui in diretta su Milano All News. Vi raccontiamo come sempre una storia particolare, interessante, intelligente. Poi sarete voi a giudicare che aggettivo utilizzare per questa puntata. Come al solito, appunto, non sono da solo. Oggi vi racconto una storia molto milanese, nata a Milano, cresciuta a Milano, che si sta espandendo comunque in tutta la penisola. Lo faccio, come dicevo, non da solo ma con un ospite. L'ospite di oggi è Giovanni Cafaro. Buongiorno, benvenuto Giovanni. Buongiorno a voi, grazie. Il primo codista italiano. Sì. Il primo codista. Che cos'è il codista? Allora, vedi, non hai capelli lunghi, non hai la coda. Che cos'è il codista? Codista è un lavoro, un'attività che ho inventato io qualche anno fa, esattamente a gennaio 2014, da una mia storia personale, chiaramente. Io ero responsabile marketing per un'azienda che poi all'improvviso si è trasferita all'estero e quindi mi sono trovato, purtroppo come tante altre persone, senza un lavoro. E dopo la prima fase iniziale relativa di smarrimento, ma comunque di trafile, no? Dovute al fatto di iniziare a riprendere mai il curriculum, a fare colloqui, mandarlo un po' in giro, chiaramente. Quindi cercando di rimanere all'interno di un sistema in cui già sapevi come muoverti, ma in cui forse non c'era proprio spazio, comunque insomma le cose poi a un certo punto basta avere anche solo qualcosa di più di 30 anni e si è vecchi per il mondo del lavoro, no? Esatto. Quindi a volte si rischia veramente di doversi rimettere in gioco e nonostante la buona volontà di tutto non riuscire però a rientrare in quel sistema produttivo fatto di aziende, fatti di contratti classici, diciamo, del mondo del lavoro. E quindi hai avuto un'idea? Sì, quindi ho avuto un'idea una mattina mentre ero in posta per pagare dei bollettini miei personali. Ho pensato di fare la coda per gli altri, per chi non ha voglia o tempo di farle. Quindi tu in coda per i fatti tuoi, per pagarti le tue bollette, e hai detto perché non farmi pagare per fare le code? Perché stare qua in coda solo per me? C'è tanta gente che ha bisogno sicuramente di fare altre code, che non può farle magari, o che deve assentarsi al lavoro per farle, o aziende che tutti i giorni devono insomma prendere un dipendente a turno e mandarlo magari a fare delle commissioni. Perché invece non proposi direttamente? Esatto, sì, e quindi ho deciso di creare la figura del codista, nome chiaramente appropriato, inventato da me, e quindi ho deciso appunto di iniziare a fare le code nei vari uffici pubblici per chi appunto ne aveva necessità e bisogno. Ecco, chi sono le persone, diciamo, i clienti di riferimento che hai? Cioè, per chi fai le code? Ma sostanzialmente un po' per tutti, quindi si va dalle aziende a imprenditori, commercianti, artigiani, ma anche ovviamente privati, dipendenti di aziende, anziani, disabili, chiunque chiaramente ha la necessità e soprattutto non ha il tempo di dedicare molto spesso delle mattinate alle loro incombenze, alle loro code. Quindi è diciamo abbastanza variegata. Più tu mi dicevi banche, commercianti, assicurazioni, banche, quindi anche pratiche così, appunto. Cioè, tu fai solo la coda oppure poi a quel punto? No, diciamo che a volte mi capita soltanto di fare la coda, ma più delle volte, oltre a fare la coda, svolgo anche la pratica amministrativa collegata, quindi chiaramente anche un lavoro, diciamo, impegnativo e professionale, quindi bisogna sapere come muoversi, come relazionarsi all'interno degli enti pubblici. E che ho, ovviamente ognuno di questi enti ha le sue regole, le sue procedure molto diverse ciascuna dalle altre, quindi sapere come relazionarsi all'interno dell'Agenzia delle Entrate, Equitalia, Poste, Tribunale, Camera di Commercio Comune, quindi chiaramente un mondo, quello della pubblica amministrazione, molto variegato, soprattutto impegnativo. Ecco, mi dicevi, ormai andiamo quasi per i 3 anni di questo tuo lavoro, ormai ti conosciamo tutti gli uffici. Sì, molti uffici mi conoscono e quindi a volte cercano anche di farmi passare avanti senza fare la coda. Ah, cioè? Sì, mai mi conoscono e quindi cercano, ovviamente, ma si è creato anche un rapporto di conoscenza e di amicizia. Chiaramente io mi rifiuto, primo perché non è corretto nei confronti. Cioè, quindi fa bella figura, diciamo, fa finta che non c'è la coda. Esatto. Chiaramente io mi rifiuto perché innanzitutto non è corretto nei confronti appunto delle persone che prendono il numerino e sono lì ad aspettare. Secondo, chiaramente perché la mia tariffa è quella di 10 euro all'ora,
di code effettiva. Più coda c'è meglio è allora. Sì, io le adoro le code, quindi... Diciamo che appunto forse l'Italia era il paese perfetto per inventarsi questo mestiere, dovevi arrivare tu Giovanni, sì, perché non mi ci vede uno svedese o uno svizzero a inventarsi questo lavoro, no. No, non difficilmente, le code sono ovunque, la burocrazia è molto... Anche se dicevi fuori onda che in realtà c'è qualcuno che ti ha copiato, diciamo, ha visto anche lui la possibilità di fare questo lavoro dall'altra parte dell'oceano. Sì, esatto, newyorkese ha deciso appunto sulla mia idea, lo ha dichiarato pubblicamente, di inventarsi anche lui il lavoro del codista a New York, dove appunto affermava che le code, la burocrazia sono presenti anche lì, quindi fa anche lui questa attività, prende un po' di più, $20 all'ora, però ha assunto anche 20 dipendenti e lo fa come attività primaria. Ecco, appunto, dicevi, ormai il tuo lavoro va molto bene, sono 3 anni ormai che diciamo ci vivi grazie a questo lavoro. Sì. E per fortuna hai avuto l'idea di reinventarti, non potendoti reinserire in un certo sistema che ormai non voleva più avere a che fare con certi tipi, che insomma, questo è il mondo del lavoro che mangia, mastica e sputa via, dicono molti, no? Così, che fa troppo. E invece quella che si usa dire resilienza, tu hai preso un fatto negativo e l'hai trasformato invece in un fatto più che positivo, inventandoti un nuovo mestiere, molto probabilmente, anzi, sarai anche molto più felice adesso forse di quando facevi il tuo lavoro, no? Sì, probabilmente, come dicevo, qualcuno si chiude una porta ma si apre un portone, però era importante anche dare a questa attività delle regole ben precise, diritti e doveri, quindi il mio sogno era quello di concretizzare questa attività in un contratto nazionale. Ah. Infatti nell'ottobre 2014 ho dato a questa attività del codista un contratto nazionale, quindi diritti e doveri per tutti i codisti da Milano a Palermo e soprattutto appunto una busta paga precisa e ovviamente un'attività di lavoro che si può svolgere a tempo determinato ma anche a tempo indeterminato. Quindi se un'azienda volesse ha bisogno di un codista, capisce che ha bisogno di questa figura, c'è la possibilità di assumere una persona a fare il codista, proprio anche fiscalmente e sindacalmente, tutti i diritti riconosciuti, i diritti e doveri riconosciuti al lavoratore grazie al contratto nazionale di lavoro che hai scritto tu. Esatto, sì, che ho scritto io, che è stato depositato ovviamente agli organi preposti. E sì, in effetti c'è la possibilità per un codista di essere assunto per un'azienda, per una qualsiasi compagine lavorativa e di lavorare come dipendente codista. Quindi chiaramente gli vengono versati anche contributi previdenziali assicurativi, tutto quello che chiaramente è previsto dalla legge e dalla contrattazione nazionale. Quindi è sicuramente un'opportunità e già alcuni codisti sono stati assunti in diverse aziende, quindi chiaramente da nord a sud. Quindi perché diciamo appunto, tu sei il primo codista italiano, sì, ma non sei l'unico, nel senso che ne sono nati tanti dopo di te, grazie a te però sempre. Sì, esatto, grazie a me, perché io ho poi chiaramente su varie richieste che mi arrivavano un po' da tutta Italia, ho anche lanciato i miei corsi di formazione per codisti e ne ho formati e certificati circa 300. In tutta Italia? In tutta Italia, sì. Ecco, corsi di formazione per codista, veramente, mi spieghi come fare a sedermi più comodo sulla seggiolina scomoda delle Poste, come fare a stare in piedi dietro a una coda, oppure cosa mi spieghi? Beh, sicuramente ci sono delle caratteristiche personali e caratteriali che dal mio punto di vista non devono essere innati, sicuramente un lavoro... Ma codista si nasce, quindi? Si nasce, ma si diventa anche. Sicuramente la calma e la pazienza sono doti fondamentali, perché si tratta ovviamente di stare diverse ore in coda, 2, 3, a volte anche 4 ore, ma sicuramente sapere come relazionarsi con gli enti pubblici e sapere come affrontare le varie pratiche, le varie code, sicuramente è un aspetto fondamentale. Quindi io metto a disposizione la mia esperienza in 3 anni di code, dove ne ho viste onestamente di cotte e di crude. Ecco, se qualcuno volesse fare il codista, quindi come può fare? Beh, sicuramente mi può contattare e poi chiaramente possiamo organizzare il corso di formazione appunto per codisti su Skype e quindi dare un'opportunità di lavoro anche per chi volesse intraprendere questa attività. Ecco, c'è un sito internet? Sì, c'è il mio sito internet, www.giovannicafarocodista.it. Ok, quindi più semplice di così, giovannicafarocodista.it, per sapere appunto se anche voi magari volete intraprendere questa nuova carriera di codista, che come abbiamo capito non è solo star lì in piedi aspettando di fare, ma vuol dire anche spiegare delle pratiche, vuol dire anche magari entrare in un certo tipo anche di azienda, quindi anche avere poi comunque un contratto nazionale, avere certi diritti e quindi un lavoro
a tutti gli effetti. Sì. Dici appunto che fai code ormai da 3 anni a tempo pieno, mi verrebbe da dire, belle, brutte, lunghe, corte. La peggior coda che tu abbia mai fatto? Beh, allora ce ne sono tante di aneddoti, di episodi. Sicuramente la più lunga in assoluto è stata quella di... sono stato 8 ore in coda per appunto comprare per un cliente uno smartphone che era appunto, non facciamo nomi, usciva quel giorno e quindi chiaramente lui voleva essere il primo ad averlo. E quindi una persona, cioè fammi capire, una persona che aveva voglia di comprare quello smartphone quel giorno perché usciva quel giorno, sì. Ma non poteva andare o non aveva voglia di farsi le 8, 9, 10 ore, perché poi appunto non si sanno quante se ne faranno, ha chiamato te, tu sei andato al posto suo, in coda, in mezzo ad altri migliaia di appassionati di quel telefonino, invece con te proprio, in realtà il telefonino poco interessava. Sostanzialmente sì. Ma hai fatto 8 ore di coda per comprare questo telefonino. È la peggior coda, è la più lunga che hai fatto, sicuramente. Sì, la più lunga, poi vabbè, ce ne sono altre anche di 3 ore, 4 ore, ad esempio all'Agenzia delle Entrate. Situazioni dove anche calde, immagino. Beh, situazioni calde ne vedo spesso, sicuramente qualcuno che perde la pazienza, qualche cittadino che perde la pazienza, ad esempio in Equitalia, piuttosto in Agenzia delle Entrate, ci sono anche fenomeni a volte che sono proprio al limite, no, della, come dire, dello scontro fisico. Oh, purtroppo sì, ci sono persone che purtroppo hanno questa, devono risolvere dei problemi, quindi magari pensano di arrivare lì e risolvere tutto in mezz'ora, poi magari oltre a stare diverse ore in coda non riescono neanche quella mattina a risolvere quella situazione, quindi chiaramente sono costretti a ritornare. Questo chiaramente comporta ovviamente le difficoltà, permessi di lavoro, quindi sicuramente è un'attività basata ovviamente sul risparmio del tempo, sulla fiducia, ma ovviamente anche su un servizio professionale a tutti gli effetti. Ecco, al momento quanti codisti ci sono in Italia? Quanti ci sono altri corsi di formazione in programma? Sì, attualmente sono circa 300 i codisti da nord a sud, ovviamente quasi tutte le regioni. E sì, io sono sempre a disposizione tutte le settimane per organizzare i miei corsi di formazione, quindi sono ben contento e soprattutto di dare un'opportunità di lavoro sia come opportunità a tempo, diciamo, come dipendente, ma anche come libero professionista. Milano che città è dal punto di vista delle code? Beh, Milano è una città dove le code non mancano sicuramente, perché diciamo che è un discorso un po' generale, sicuramente la burocrazia e un po' l'inefficienza all'interno della pubblica amministrazione è un po' presente ovunque, da nord a sud, con magari dei picchi ovviamente più pesanti nel centro-sud, ma sicuramente anche Milano da questo punto di vista c'è tanto da fare, ovviamente molto spesso si va a risolvere dei problemi e quindi chiaramente questo necessita sia della presenza fisica ma soprattutto anche di a volte di andare più volte, perché non si risolve in 5 minuti, ma c'è sicuramente un orientamento nel migliorare ovviamente determinati servizi e nel ridurre le code. Ma secondo me c'è ancora molto da fare, perché ovviamente l'online, tutto quello che si potrebbe fare a livello proprio virtuale o informatico, ancora stenta ancora a prendere piede. Per tua fortuna, mi viene da dire. Per mia fortuna, chiaramente. Se qui passiamo tutto lo smartphone, devi poi reinventarti un altro mestiere. Assolutamente sì. Il collaboratore di smartphone, mi viene da dire. Per chi non è capace di usare lo smartphone, ti metti di fianco e fai la coda virtuale insieme a loro. Beh, potrebbe essere sicuramente... Poi chiaramente la mia attività è anche un servizio che è rivolto anche ad esempio ai dipendenti di aziende che non hanno il tempo per assentarsi al lavoro. Ecco, prima mi parlavi di questo nuovo discorso, l'hai chiamato welfare aziendale. Esatto. Di cosa stiamo parlando? Spieghiamolo meglio, spiegalo un po' a chi ci segue. Beh, sicuramente il welfare aziendale è un'attività oggi che rispecchia un po' i tempi, no, in cui siamo. Molto spesso due persone che lavorano, marito e moglie, non hanno il tempo per sbrigare appunto le loro code, le loro commissioni, le loro pratiche, o anche semplicemente andare negli ospedali per ritirare degli esami o delle radiografie. E quindi sicuramente la possibilità di utilizzare un servizio come quello del codista, che va in un'ottica di conciliazione tempi orari, quindi una società oggi dinamica come quella che in cui siamo, dà un'opportunità di risolvere determinate situazioni senza assentarsi al luogo di lavoro, e quindi chiaramente migliorando anche un po' quello che è come il clima aziendale e anche i rapporti tra il dipendente e il datore di lavoro.
Quindi sicuramente è un tema oggi molto sentito perché le necessità e soprattutto avere una persona di fiducia che ti risolve determinate situazioni è importante. Perfetto Giovanni, allora io farei una piccolissima pausa adesso, giusto per tecnicamente riprendere un attimo il fiato. Sono le 9:47 di oggi, lunedì 31 ottobre 2016, siamo in diretta qui da Milano News. Ci vediamo fra pochissimo dopo la pausa. A breve. Eccoci qui di nuovo in studio con Good Morning Milano, sono le 9:50 in questo istante di oggi, lunedì 31 ottobre 2016, e siamo qui insieme a Giovanni Cafaro, il primo codista d'Italia e forse anche del mondo, chi lo sa, ma sembrerebbe, siamo buoni. Ecco, non hai mai pensato di chiamare Guinness e infatti inserire Guinness come il primo codista del mondo? Eh sì, potrebbe Dovresti essere un'ottima. Sì, provare, se hai le è prove dovresti riuscire a vero. farcela. Cosa che invece hai fatto è quella di diventare, senza neanche pensarci più di tanto, ma lo sei diventato, un po' anche di esempio per molti che, ricordiamo la tua storia, tu 3 anni fa l'azienda per cui lavoravi si trasferisce all'estero, quindi tuo malgrado ti ritrovi senza lavoro, senza aver neanche commesso niente, diciamo, nessuna colpa, e ti ritrovi in questa situazione decidi di reinventarti, di inventarti una professione completamente nuova. Altri ti hanno contattato per, magari non semplicemente fare, non per fare il codista tanto, ma per capire come fare a reinventarsi, mi dicevi. Sì, esatto, ho avuto appunto persone che mi hanno contattato, alcune chiaramente erano interessate a fare l'attività del codista, tante altre invece hanno, e di questo sono stato molto contento, hanno trovato in me uno spunto e anche una voglia per ripartire e per inventarsi una nuova attività. Persone purtroppo che erano rimaste anche loro senza lavoro e quindi, e tra l'altro vivevano anche in un periodo di, come dire, di depressione, magari anche di scoraggiamento. Quindi sicuramente questo è stato uno degli aspetti positivi e importanti, diciamo, del mio lavoro, dare la possibilità, come dire, la voglia anche di inventarsi un nuovo lavoro, magari a chi in questo momento ha come dire, un periodo di, come dire, di riflessione o comunque di difficoltà. Ecco, invece ricordiamo che siamo quasi in chiusura, che chi volesse fare il codista può contattarti. Sì, assolutamente, può contattarmi sul mio sito, ci sono tutti i miei riferimenti e quindi appunto www.giovannicafarocodista.it e quindi ci sono i miei corsi di formazione. Cosa si impara in questi corsi di formazione, Beh, diciamo? sicuramente si imparano Dici tutti. qualche trucchetto che Sì, ci sono possiamo. tutti i trucchi del mestiere, come, ovviamente come si svolge questa attività e come si affrontano le code e ovviamente come ci si relaziona all'interno dei vari enti pubblici, sono circa una quindicina, un po' dislocati sul territorio e si impara ovviamente a trovare anche dei clienti all'interno della pubblica amministrazione, ma soprattutto poi si parla anche del contratto nazionale, quindi si vedono ovviamente le opportunità che possono derivare da questa nuova attività e quindi si vedono un po' anche tutti i rapporti con i clienti, insomma è un, come dire, un corso completo su come iniziare, su come poter crearsi un'opportunità di lavoro. Bene, Giovanni, io davvero ti ringrazio tanto di essere stato qui con noi ospite, domani mattina non farò mai più una coda, ma chiamerò ovviamente te per qualsiasi cosa debba fare. No, come si fa a superare lo shock di quando si prende il bigliettino e si vede che mancano 300 numeri al proprio? Beh, allora, dal mio punto di vista, chiaramente io sono contentissimo perché per me, voglio dire, sono attività ore in coda. Beh, si cerca ovviamente di ovviare un po' a questo. Io consiglio sempre di o portarsi un libro e quindi leggere e cercare di far sì che quella possa essere una coda attiva, quindi sfruttare al massimo, quindi leggere magari un libro, un giornale e a volte anche organizzare la propria settimana di lavoro, quindi appuntamenti, mail, telefonate, messaggi, ma magari altre volte si fa anche amicizia con le persone che ti sono di fianco, che aspettano con te, quindi diventa anche un'opportunità di Hai socializzazione. conosciuto tanta gente in questi Sì, anni? ho conosciuto tante persone, alcuni poi sono diventati i miei clienti, quindi sicuramente è stata positiva. Perfetto, Giovanni, davvero, grazie mille di essere stato qui con noi questa mattina. Ci Grazie rivedremo magari
più avanti, quando ci incontrerai con i corsi, quando mi verrai a presentare magari il 500° codista italiano. Sì, davvero, grazie di essere stato qui con noi questa mattina, grazie tante Giovanni. Grazie a te, grazie a voi. Io vi ringrazio anche voi che ci avete seguito fin da questa mattina dalle 7:30 con le dirette di Milano All News e poi poco fa alle 9:30 con la diretta di Good Morning Milano. Io vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 5:30 con i telegiornali in diretta dalle appunto 17:30 fino alle 20:00 l'informazione su Milano e città metropolitana. Personalmente vi do appuntamento a domani, domani è festa ma siamo qui anche domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. A presto, buona giornata a tutti.